dal principio della competenza finanziaria potenziata al piano dei conti integrato dal fondo pluriennale vincolato alla gestione provvisoria. Sono alcuni dei punti sviluppati durante il seminario che si è tenuto al Comune di Gela dal titolo Introduzione alla contabilità armonizzata degli enti locali. Ha relazionato il responsabile finanziario del Comune Alberto De Petro. Per l'amministrazione comunale c'era l'assessore Fabrizio Morello. Presente anche Giuseppe Nicoletti, presidente dell'Ordine dei Commercialisti. Destinatari dell'iniziativa formativa sono stati dirigenti, funzionari ed impiegati comunali, amministratori, professionisti ed esperti contabili. Ma iniziamo questo primo incontro così per dare una prima risposta non solo ai dipendenti, funzionari, dirigenti dell'ente, ma l'abbiamo estesa anche all'ordine professionale, proprio per dare le nozioni di base e riuscire a comprendere come gestire adesso la fase di gestione dell'entrata e della spesa secondo i nuovi principi contabili. Oltre agli schemi di bilancio che stiamo commentando nelle loro parti, con le loro unità, parleremo anche delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa per dare una prima immediata risposta a quelli che sono i nuovi adempimenti contabili che coinvolgono un po' tutti i dirigenti e tutti i settori dell'ente. Oggi al Comune di Gela iniziamo una fase direi nuova almeno per questo ente, questo è l'obiettivo che ci siamo posti come Comune. Partiamo dal presupposto che questo è il nostro paese in cui la normativa è in continua evoluzione e spesso i dipendenti o comunque l'organizzazione nel suo complesso delle risorse umane non segue mai a passo quelle che sono le evoluzioni. L'obiettivo che ci siamo posti anche insieme ai dirigenti, dottor Alberto De Petro, è quello di far sì che a quelle che possono essere i mutamenti e le evoluzioni di natura normativa possa seguire anche una formazione corretta e doverosa per migliorare quello che è l'efficienza della macchina. Questo è un primo passo, oggi attiene al bilancio armonizzato e quindi alla rivoluzione che c'è in materia prettamente contabile negli enti pubblici e poi speriamo di sin da subito di avviare anche altri momenti formativi.